Ciao a tutti, torna da Lucky Master, partita Rapi 10 più 0, ma creiamo la nostra partita scegliendo anche un po' il rating del nostro avversario, compreso tra i meno 50 e i più 200, in maniera tale da giocare con un avversario il cui rating è più vicino al nostro, e infatti così è stato. E qui contrapponiamo allo sviluppo di un cavallo lo sviluppo di un altro cavallo e alla spinta del pedone D la spinta del pedone D. Qui adesso però dobbiamo fare qualcosa col pedone D5, altro sviluppo. Qui assomiglia molto alla Cigorin. A6 previene il salto di cavallo in B5 fastidioso. Alfiere 7 solida, alleggeriamo la posizione, arrocchiamo e direi che tutto sommato il buon Lucky è riuscito ad ottenere una posizione soddisfacente. Qui adesso bisogna fare qualcosa con lo sviluppo dei nostri pezzi. Andiamo con B5 e vediamo un po' cosa succede. Intanto qui il sacrificio non funziona perché abbiamo l'alfiere in E7 che controlla G5. Il problema è che adesso potrebbe funzionare perché alfiere per H7, re per H7, cavallo G5 scacco, alfiere per G5, H per G5 scacco, e l'attacco sarebbe molto molto fastidioso. Quindi bisogna in qualche modo sfruttare quella che è l'iniziativa del nostro avversario. Cominciamo con F5. Il nostro avversario punta al cambio in F6 per aprire il gioco comprensibilmente. E qui abbiamo una mossa che a me piace molto. Da una parte ci indeboliamo non poco l'arrocco. Però abbiamo i pedoni F6 ed E6 che controllano queste quattro case. Inoltre, là. E qui il nostro avversario continua imperterrito. Continua imperterrito. Andata. Qui addirittura c'è anche nell'aria alfiere per H7, ma il nostro avversario vi rinuncia. Torre F7. Qui l'idea è quella di difendere in forze il debolissimo pedone H7. Andata alfiere G5, difeso dalla donna. E adesso qui, ora, re G7, donna G6, potrebbe anche funzionare in realtà, ma noi preferiamo l'efficace re F8. Qui il re è nudo, direbbe qualcuno. Giustamente il nostro avversario attacca in forze. Torre G7 mi sembra una valida difesa. Su donna H8 abbiamo torre G8, abbiamo anche donna F6, che pure è interessante. In questa posizione il nero si ritrova con un cavallo in più, anche se, beh, cavallo in più per un solo pedone, però l'attacco è veramente micidiale. Beh, qui però possiamo eventualmente contrattaccare anziché difendere passivamente l'alfiere in G5 o spostarlo, possiamo giocare una mossa interessante come donna F6. Donna F6 attacca l'alfiere in G6. Si minaccia il cambio delle donne che andrebbe a alleggerire di molto la pressione del bianco.
Torre in A8 è difesa dall'alfiere B7, il quale difende anche il cavallo in C6. Qui mi aspetto anche un attacco con una torre F1. Qui devo dire che la posizione è complessa. Se il nero riuscirà a resistere all'attacco del bianco, in buona sostanza riuscirà a far valere il pezzo in più. In caso contrario, dovrà soccombere nel mediogioco. Molto complesso. Il bianco ha giocato una grande partita d'attacco. Così a panna non so se il sacrificio è corretto. E dal punto di vista pratico, questa scelta in una rapid non so quanto possa pagare alla lunga. Qui l'idea è quella anche di salpare l'ancora verso nuovi orizzonti, magari fare entrare anche in gioco la torre in E8 e poi re E7, re D7, re C8, arrocco artificiale. Si mette al sicuro il nostro re e buonanotte suonatori. Donna G4, bah. Donna G4, qui possiamo anche permetterci il lusso. Ah, donna F5, torre F1, eccola lì, dov'è la gavola? Eccola lì, è arrivata puntualissima. Minuti e 23. Qui si fa interessantissima la posizione. Si fa veramente interessante. A me piace addirittura questa manovra. Per un attimo ho analizzato donna F5 che non funziona, ma proprio zero. E allora, andata a torre E8. Andata. Andiamo a difendere il pedone E6. In alcune varianti abbiamo torre E in E7. Sosteniamo la spinta del pedone in E5 e poi, perché no, abbiamo anche Re G8 che ci darebbe l'opportunità di giocare una mossa come donna F5 senza temere torre F1 con inchiodatura della donna sul nostro monarca. Due pedoni doppiati e liberi sulla colonna G, ben sostenuti, soprattutto il pedone G5 dalla donna, l'alfiere è molto forte. Alla casa naturale E5, che per fortuna è controllata al momento anche dal nostro cavallo, bisogna parare l'attacco. È l'unica. Qui abbiamo due concezioni differenti che si scornano, da una parte la forza dell'attacco del bianco, dall'altra parte il vantaggio materiale del nero. E qui però adesso è il bianco che deve dimostrare la correttezza del suo attacco. Leggero vantaggio di tempo per il nostro avversario, il quale si lancia con un arrocco lungo, e qui direi che possiamo giocare re G8. Mettiamo il re un po' più al sicuro. In caso di donna H4, abbiamo torre G6, torre H7, che andrebbe a semplificare un po' la posizione. E qui abbiamo anche E5. E5 ha il suo perché. Andata.
La casa di 6 per fortuna è controllata sia dalla donna che anche dalla torre e il pedone in E5 attacca. Ok, qui forse il nostro avversario non si è accorto di donna pera H6. Sinceramente non l'ho vista subita, però questo pedone inchiodato e non ci sono scacchi. E quindi qui secondo me riusciamo a portarci a casa la vittoria. Questa è la mossa della vittoria. Qui adesso abbiamo torre e cavallo in più, le donne sono scomparse, non ci sono minacce di matto e il nostro avversario abbandona. Devo dire che l'analisi fatta dai grandi ha portato bene, quindi sicuramente continueremo anche su questa falsariga. Andiamo ad analizzare ben volentieri questa partita. Non so se c'è anche l'analisi del computer da qualche parte, non la vedo. A ogni modo, cavallo C6 già non piace al motore, il quale attribuisce mezzo punto al nostro avversario. Qui seguiamo la falsariga della Cigorin, grande campione russo dei tempi che furono. Alfiere F4 non sembra la più precisa. Qui il motore preferiva la semplice A3 per togliere la casa B4 ai pezzi leggeri neri. Alfiere F4, qui dovevamo cambiare, ma sappiamo qual è lo stile del buon Lucky. Cavallo D5 assolutamente non piace. Alfiere in E7, decisamente una mossa ricorrente negli schemi del buon Lucky, solida, ci si sviluppa e poi si vede. Evitiamo le complicazioni di alfiere B4. Alleggeriamo la posizione e qui vediamo che il vantaggio del bianco è netto. È chiaro che bisogna giocare sempre tutte le migliori e non sempre è così facile. Alfiere D3, mossa naturale, corretta. Qui ci siamo lanciati in un B5, aggressiva come mossa. E5 sciupa completamente. Completamente, magari no, ma dimezza all'incirca il vantaggio. Qui il bianco avrebbe dovuto giocare la semplice arrocco corto e invece ha preferito sfruttare subito l'attività dell'alfiere in D3. Alfiere B7 è corretta, H4 è pure la prima suggerita dal motore e qui avevamo donna D5. Poi invece ci siamo lanciati in un F5, cominciando a pescare nel torbido stile della Lucky Master. Corretta la ripresa in F6 e anche qui il motore dà come mossa migliore la cattura in F6 di pedone. Cavallo G5 in realtà non è affatto così brutta come sembra, ma dal punto di vista pratico, oggettivamente, non è facile per un umano. Vediamo intanto come il bianco si sia lasciato ingolosire da cavallo, alfiere, donna e torre che dopo il cambio possono comunque esercitare una pressione fortissima sulla colonna H. Qui accettiamo ben volentieri il dono del nostro avversario. Da notare che la valutazione del motore è di assoluta parità, corretta la ripresa in D5, corretta torre F7, qui si vedono le capacità difensive del buon Lucky. Il motore suggerisce per mantenere l'equilibrio donna G4. In realtà donna H5 non cambia la sostanza delle cose, alfiere per G5 è corretta e qui bisognava giocare alfiere per H7. Anche qui vediamo come il bianco se la sia cavata davvero molto bene. In una posizione così complessa e tagliente, vediamo come di fatto ci sia un equilibrio pressoché totale. Re F8 corretta, alfiere G6 corretta,
Torre G7, corretta, e qui bisognava trovare la risorsa alfiere E4. Vediamola un attimo. Alfiere in E4. Avremmo dovuto continuare con donna D7, secondo il motore. Alfiere H4. Donna E7. Donna F3 Urca, donna F3 Urca, torre F7, donna H5, minacciando donna H8, torre G7, donna F3. Io sinceramente questa linea non l'avrei mai vista. A ogni modo, alfiere in E4 non era facile da trovare, qui l'idea era la manovra a pendolo, donna H5, donna F3. Attaccando in forza il cavallo in C6, poi invece il bianco continua il suo attacco e di colpo, finalmente in una posizione estremamente tagliente, il bianco mette il piede in fallo. Qui avremmo dovuto giocare, secondo il motore, alfiere F6, abbiamo preferito donna F6, e di fatto annulla nuovamente tutto il vantaggio regalatoci dall'avversario con F4. Qui però il bianco avrebbe dovuto continuare con alfiere E4. Così non è stato e di nuovo una botta secca di meno 2 punti circa. Ci rifacciamo sul pezzo in G6. Qui addirittura il motore consiglia donna G6. O arrocco, ma cambiare le donne in questa posizione per un umano con il pezzo in meno capisco che non sia affatto facile. Qui forse l'idea era quella eventualmente dopo donna G6 di rifarsi su C7, sfruttando poi i due pedoni in più in cambio del pezzo, anche se questi due pedoni doppiati vicino al re, non so quanta strada avrebbero potuto fare. Qui il bianco ha preferito donna G4. Il nero adesso dilaga, che addirittura era corretta donna per G5, semplice. Torre 8 sciupa parte del vantaggio, ma per un umano è sempre molto più facile quando si ha un pezzo di vantaggio, ritrovarsi in una posizione dove ci sono tutti i pezzi sviluppati anziché catturare un pedone doppiato. L'idea è quella di giocare con il maggior numero di pezzi possibili, solitamente. Arrocco lungo per il bianco, re G8 sciupa parte del vantaggio di nuovo. Non so perché non ho giocato donna per D5 che forza il cambio delle donne. Ho preferito re G8, alfiere F4 sostiene D5, giustamente. Qui bisognava giocare torre F8, ma con la torre in E8 abbiamo preferito subito rompere il ghiaccio in E5. E qui blunder gravissimo, per fortuna vista molto velocemente dal buon Lucky. Donna per H6 e dovrebbe mettere fine alla partita. E così è stato. Variante Cigorin, non so perché non mi faccia vedere. Ah, l'analisi del computer, eccola qua, dov'era? Scusate, non la trovavo, abbiate pazienza. Abbiate un attimo di pazienza, giusto per vedere come se l'è cavata il buon Lucky. Beh, 99% sarebbe bello, però secondo me bisogna lasciargli ancora un po' di tempo. Eccolo lì. L'errore grave spuntato, e questo errore grave è donna F6 che ha sciupato 2 punti di vantaggio. A ogni modo, devo dire che un dignitoso 90% di accuratezza ce lo siamo meritato. E che dire, in questo modo rompiamo il muro dei 2-2-60. La voglia di vincere c'è, e prima o poi ce la faremo ad arrivare ai lontani 2004. A ogni modo, spero che la partita vi sia piaciuta. Ricordatevi il like, l'iscrizione al canale, la campanellina. Un saluto a tutti e alla prossima. Statevi bene.
Forza Cigoli, grande. Ciao, fantastico.